seduta del 25 ottobre. Il Consiglio regionale ha svolto, su richiesta dell'opposizione, una seduta speciale sulla situazione di Torino Nuova Economia. Dopo l'approvazione della delibera sul dimensionamento delle autonomie scolastiche e la comunicazione dell'assessore al bilancio, l'Assemblea ha approvato l'assegnazione in sede redigente alla terza commissione di 4 proposte di legge in materia di prelievo venatorio e 2 ordini del giorno per le vittime degli incidenti sul lavoro. Prima seduta del Consiglio per le autonomie locali. Si è svolta a Palazzo Lascaris il 26 ottobre la prima seduta del Consiglio per le autonomie locali, presieduto da Carlo Riva Vercellotti. Il CAL si è riunito per valutare 2 proposte di deliberazione della Giunta regionale per attuare la regionalizzazione del Patto di stabilità interno 2011. Il Consiglio ha quindi espresso all'unanimità un parere favorevole sui provvedimenti della Regione. Convegno su Luigi Einaudi. Studiosi e letterati a Palazzo Lascaris il 27 ottobre per parlare dello statista piemontese a 50 anni dalla sua scomparsa. Al convegno Luigi Einaudi, un piemontese che guardava oltre le Alpi, organizzato con il Centro Pannunzio ed aperto dal presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, sono intervenuti Pierfranco Quaglieni, Alberto Sinigaglia, Giovanni Ramella, Stefano Bruno Galli, Alberto Giordano, Francesco Forte, Lorenzo Infantino e Giuseppe Fassino. Corsi per amministratrici locali. La consulta delle elette, presieduta da Giuliana Manica, ha presentato un nuovo percorso di formazione protagoniste negli enti locali, rivolto alle donne piemontesi che intendono avvicinarsi al mondo della politica. Il corso avrà luogo da gennaio a marzo 2012. Le iscrizioni si apriranno il 25 novembre nell'incontro che si svolgerà al Teatro Carignano. Il Corecom incontra TV e radio. Venerdì 21 ottobre il nuovo Corecom ha incontrato i rappresentanti delle emittenti televisive e radiofoniche locali, ascoltandone le problematiche al fine di comporre un quadro generale della situazione di TV e radio piemontesi. L'incontro è stato moderato dal presidente del Corecom Bruno Geraci, dalla vicepresidente Tiziana Maglione e dal commissario Ezio Ercole. Al termine del confronto è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo.